Quella mattina ho tentato di aprire i programmi e non si aprivano. Sono salita di sopra dove abbiamo il server e lì ho trovato la mala sorpresa. Chiedeva un quarto di Bitcoin, che all'epoca valeva 13.000 euro. Ho scoperto che il mio account Instagram era stato creato verso mezzanotte perché non riuscivo più ad entrare. Allora ho scritto all'hacker, mi ha detto: se vuoi indietro il tuo account pagami 200. Cyberattacchi a 360 gradi contro le aziende, le amministrazioni pubbliche, i privati. Ma come operano i criminali informatici e soprattutto come possiamo difenderci contro questa moderna forma di estorsione? Ho iniziato a ricevere dei messaggi WhatsApp e SMS sul cellulare. Erano annunci che parlavano di Bitcoin. Dicevano che per cominciare bastava versare 250 franchi o euro e che si poteva guadagnare bene. Quando vuoi ritirare i profitti e loro dovrebbero pagarteli, non te li danno. Allora sospetti che siano dei farabutti. Al giorno d'oggi, in quasi tutti i casi di truffa, alla fine troviamo anche un ulteriore imbroglio. Prima imbrogliati da falsi investitori, poi raggirati da finte agenzie di recupero crediti. Le duplici truffe online sono sempre più frequenti e c'è chi ci lascia svariate migliaia di franchi. Buonasera, benvenute e benvenuti a Falò. Siamo una società sempre più digitalizzata, sempre più informatizzata, questo evidentemente ha i suoi vantaggi, ma dall'altra parte ci espone sempre di più al rischio di attacchi informatici. Per darvi un'idea, solo in Ticino gli attacchi, i cyberattacchi sono centinaia al giorno, numeri da capogiro che ci fanno capire che siamo costantemente sotto tiro, anche se la maggior parte delle volte non ce ne accorgiamo. Nessuno è al riparo, pensare non capiterà mai a me è dunque sbagliato. Ne parleremo con due ospiti, ma prima vediamo il primo filmato di questa sera, firmato Roberto Fonflue e Marco Dorici. I dati sono diventati importanti perché sono diventati in un certo senso valuta, sono il petrolio del XXI secolo. Praticamente qualunque attività commerciale, dal calzolaio al ristorante al produttore di veicoli spaziali, dipende in un modo o nell'altro dall'informatica. Parte del suo lavoro passa di lì. La nostra attività sociale, personale, dipende dai social network, dai sistemi di comunicazione, di messaggistica. Quindi, per forza di cose, a qualunque livello nella società, noi siamo coinvolti in questo traffico di dati e ne siamo dipendenti. Quando ci sono di mezzo tanti dati e ci sono tante persone potenzialmente monetizzabili, cioè i dati di queste persone possono essere trasformati in soldi per un criminale, allora inevitabilmente parte il crimine organizzato e soprattutto molto organizzato di questi tempi. Mai dall'introduzione dei computer nella nostra vita di tutti i giorni si è registrato un aumento di attacchi informatici come in questi ultimi anni. Dal 2018 al 2022, a livello europeo, i cyberattacchi sono aumentati del 53%. In Svizzera, solo lo scorso anno, si è registrato da parte del Centro Nazionale di Cybersicurezza un aumento del 60% di segnalazioni. Tra le vittime, moltissime aziende, come la Auto AG di Rothenburg, nei pressi di Lucerna, 460 dipendenti in diverse sedi, hackerata 3 anni fa. Also eigentlich haben
Di fatto hanno bloccato tutti i sistemi, dalla progettazione all'elaborazione degli ordini fino alla pianificazione degli autisti della nostra ditta di trasporto pubblico, Outlook e anche il centralino, che è basato su una connessione internet. Siamo riusciti a scoprire quando è entrata la mail di phishing e abbiamo constatato che gli hacker stavano spiando da molto tempo il nostro sistema. Perciò, avendo molte conoscenze di base, sono riusciti ad attaccarci in modo così mirato. Gli hacker si erano introdotti da tempo nel sistema informatico, raccogliendo i dati sulle finanze della Auto AG. Sulla quota del riscatto, i criminali hanno voluto negoziare unicamente con l'amministratore delegato. Quando succede una cosa del genere, è chiaro che si reagisce emotivamente. Ma noi siamo un'impresa commerciale e dobbiamo riflettere su cosa sia meglio fare a livello aziendale. In che modo ottengo il minor danno e come posso risolvere il problema il prima possibile per far ripartire subito la mia azienda. I ricattatori hanno richiesto alla Auto AG un importo a 6 cifre. Sul riscatto non facciamo dichiarazioni, ma è ovvio che l'attacco ha avuto un prezzo. Abbiamo avuto costi di inattività e di ripristino, e ciò rientra certamente nell'ordine di diverse centinaia di migliaia di franchi. Anche a sud delle Alpi, negli ultimi tempi, vi sono state numerose vittime di cyberattacchi. Ma sono veramente pochi coloro che accettano di raccontarlo. Poco oltre il confine svizzero, in provincia di Como, alla vigilia delle vacanze di Natale di qualche anno fa, il titolare di uno scatolificio si è trovato di fronte ad un'amara sorpresa. Era l'ultimo giorno di lavoro di quell'anno, l'ultimo giorno della settimana, e stavamo per chiudere. Solo che quando ho detto buongiorno Rosanna, lei, anziché guardarmi con un sorriso, come per dire fra poco è Natale, mi ha detto abbiamo un problema. E cosa ha trovato quella mattina entrando? Ma quella mattina ho tentato di aprire i programmi e non si aprivano. Quindi di conseguenza sono salita di sopra dove abbiamo il server e lì ho trovato l'amara sorpresa. Non riuscivamo più ad accedere ai sistemi. Quindi lei l'aveva capito un po' prima, perché era qui dalle 8, io sono arrivato alle 8:20, ci ho messo un attimo. Pensavo fosse una cosa recuperabile, ma poi quando abbiamo sentito gli esperti ci hanno detto hackeraggio e problemi. Alessandro Molteni è il titolare di una ditta che impiega 22 collaboratori. Fondata da suo nonno una 60ina di anni fa, produce imballaggi in cartone ondulato di tutte le forme e per tutte le esigenze. Ciò vuol dire che ognuno fra le migliaia di clienti ha una sua tipologia esclusiva di prodotto, migliaia di preziosi dati sulle misure degli imballaggi racchiusi nei computer aziendali a quel punto inaccessibili. Noi non sapevamo come muoverci, alla fine sono stati gli esperti informatici a dire dovete mettervi in contatto, e c'era appunto questa stringa, questa mail, poi non rispondeva subito, lui aveva almeno anche lui mezz'ora, tre quarti d'ora di tempo. Cosa chiedeva l'hacker? Chiedeva un quarto di Bitcoin, che all'epoca valeva 13.000 euro. Poco più di 3.000 euro quel giorno della richiesta. Però lui lo voleva in Bitcoin, quindi voleva una transazione in Bitcoin, non in euro. Quello è stato uno dei problemi. Alessandro non aveva mai avuto a che fare con i Bitcoin. Fortunatamente, attraverso amici di amici, riesce a recuperare la somma richiesta e a farla avere all'hacker, che sblocca i dati aziendali. Fine dell'incubo? Non proprio. La mattina dopo è successo che sono arrivato, il computer aveva ricevuto dei dati e c'era il nostro esperto che li stava reinstallando. Gli ho detto Fabio, tutto ok? Lui mi fa sì, sembra tutto ok, però continuo a reinstallare e man mano vediamo. E a un certo punto anche lui, come Rosanna il giorno prima, mi ha detto abbiamo un problema. E gli ho detto guarda, sono i problemi, basta. E invece c'era un problema, una cartella molto importante, quella che conteneva le schede tecniche, durante il furto, così mi ha spiegato lui, è andata persa, rovinata, distrutta. In poche parole l'hacker ci ha ridato
il 90%, il 95% di quello che aveva preso, ma nel trasporto, nell'andata e ritorno, quella cosa è andata persa. Quindi lì è nato un enorme problema, perché senza quei dati ci eravamo impossibilitati a lavorare sostanzialmente. I collaboratori informatici le hanno spiegato dov'era il punto debole nel quale si è infilato l'hacker? No, non l'abbiamo capito bene, però sono arrivati a dirci che i primi movimenti erano tracciati, se non sbaglio, alle 18 del giorno prima. Era come se lui fosse entrato, si fosse nascosto, in attesa che si spegnessero, cioè che le persone non fossero più operative, e poi con calma nella notte ha scaricato e fatto il suo lavoro. Ci sono voluti mesi ad Alessandro e ai suoi collaboratori per recuperare i dati dei vari clienti. Oggi la sua azienda si è dotata di un backup sicuro che lo mette al riparo da eventuali ulteriori attacchi informatici. Adesso i dati passano tutti attraverso questo server e vengono salvati in un'entità terza completamente, diciamo, protetta da rischi di hackeraggio. Esternalizzata? Mi sembra in Islanda, se non sbaglio. Però non abbiamo più questa tipologia di rischio. La nostra ricchezza adesso è dentro qui, i nostri dati, la nostra conoscenza, la nostra storia. Io sottovalutavo un po' prima questa cosa. L'ho scoperto una volta che mi è stata rubata, ecco. Purtroppo l'ho dovuto scoprire sulla mia pelle per capirlo. Paolo Ottivissimo, giornalista informatico, da anni segue con attenzione l'evolversi del mondo digitale, anche e soprattutto nei suoi aspetti più problematici. Molto spesso le aziende si trovano costrette a pagare quello che viene richiesto e i criminali sanno bene come valutare la richiesta di denaro. Quindi, per esempio, attaccheranno il piccolo ristorante dicendo che vogliono 5-6 mila franchi in Svizzera. Altri paesi sceglieranno delle cifre più corrispondenti al tenore di vita locale. Quindi è un'operazione fatta comunque con uno studio, una ricerca abbastanza precisa del bersaglio e una valutazione dell'importo da chiedere. Comparis.ch, servizio online di comparazione di tariffe in svariati settori, ha circa 80 milioni di utenti ed è uno dei siti più visitati in Svizzera. Nell'estate del 2021, per ben due giorni, il sito di Comparis è rimasto fuori uso e inaccessibile ai visitatori. Gli hacker sono riusciti a criptare molti file di lavoro essenziali per alcune delle nostre sezioni aziendali. Non saremmo più riusciti a ripristinarli con le nostre forze. Questo avrebbe compromesso il proseguimento del lavoro in azienda e pertanto siamo giunti alla decisione di cedere al ricatto. Una volta presa la decisione di pagare il riscatto, il CEO della Comparis ha negoziato con l'hacker la somma dell'estorsione in una chat sul dark web. In definitiva, per loro si tratta di soldi. Sono professionisti che purtroppo hanno trovato un'opportunità decisamente lucrativa per ricattare dal soggiorno di casa loro delle organizzazioni in tutto il mondo. È la forma moderna del racket delle estorsioni di una volta. E secondo gli esperti, la maggior parte delle vittime colpite pagano, ma non lo dicono a nessuno. Per questo motivo, io credo che la reale portata del problema non sia assolutamente nota all'opinione pubblica. Secondo fonti ben informate, Comparis avrebbe pagato 400.000 dollari di riscatto. Sull'importo non rilasciamo dichiarazioni. Il pagamento è avvenuto in una specifica criptovaluta chiamata Monero. Si tratta di una di quelle criptovalute che al suo interno ha degli ulteriori meccanismi di crittografia. Io però non sono un esperto in materia. Una volta ricevuto il riscatto, i ricattatori hanno inviato delle istruzioni affinché Comparis riuscisse a decrittare di nuovo i dati bloccati.
Non sempre, purtroppo, l'incubo delle vittime finisce con lo sblocco dei dati presi in ostaggio. A volte, infatti, i criminali trovano il modo di ottimizzare ulteriormente i guadagni. Molto spesso i dati rubati dagli hacker, anche quando viene pagato il riscatto, rimangono a disposizione dei criminali informatici, che possono, per esempio, rivenderli ad altri criminali per proseguire estorsioni di vario genere o per creare nuovi attacchi informatici ai danni di altre aziende usando quei dati. E si può fare un esempio molto concreto: ci sono nel web normale e nel dark web dei siti che fanno davvero i propri mercatini di queste informazioni rubate. E qui possiamo scorrere e vedere che ci sono, per esempio, dati che i venditori dicono appartenere al Ministero dell'Educazione marocchino, ci sono 116 milioni di numeri di telefono turchi, ci sono dei dati forex tedeschi, c'è anche un database di banche messicane e anche un file molto interessante, almeno a giudicare dal nome, questo Bel Gazprom Bank bielorusso. Se effettivamente l'etichetta corrisponde al contenuto, potrebbe essere allettante per molte persone. Chiunque può accedere a questi dati. Tecnicamente chiunque può accedere a questi dati avendo un normale computer, creando un account presso questo mercatino e però a quel punto violando la legge, perché se acquisisce quei dati, se si limita a guardare l'elenco è un conto, ma se scarica quei dati sta scaricando dei dati che non gli appartengono, quindi sta partecipando alla violazione dei dati di un'azienda o di un'organizzazione privata. Non sono solo i dati delle aziende che vengono presi di mira e in ostaggio dagli hacker. Giorgia ha 17 anni e, come tanti suoi coetanei, usa i social, ma una sera si accorge di non riuscire più ad entrare nel suo account Instagram. Ho scoperto che il mio account Instagram era stato hackerato verso mezzanotte, perché non riuscivo più ad entrare nel mio account e non riuscivo neanche più a recuperarlo, perché erano state cambiate le impostazioni, la password e il numero di telefono. Avevo un paio di altri account e io mi seguo con tutti, e allora sono andata a verificare cos'era successo e ho visto che in effetti qualcuno sta usando il mio account. Allora ho scritto all'hacker di ridarmelo in qualche modo, cosa dovevo fare per riprendermelo. E lui ti ha risposto subito? Ci ha messo uno o due minuti, però poi mi ha risposto subito. Cosa vi siete detti? Gli ho scritto tipo: ridammi l'account che sennò ti denuncio, non sono nata ieri e non ho solo un account, continuerò a tentare di entrare finché domani mattina non vedo qualcun altro che era un pochettino più bravo di me con la tecnologia. E ho detto che giuro me lo sarei ripreso, cosa che non è successo, però questi sono dettagli. E lui cosa rispondeva? Che all'inizio mi ignorava, gli ho detto devi per forza ignorarmi, e poi mi ha detto se vuoi il conto pagami, e io ho chiesto il conto, perché in che senso il conto? E lui: 200, pagami 200. E io tipo: sì, lo rivoglio, ti devo 200 euro, perché non specificava. E lui ha detto: sì, se vuoi indietro il tuo account pagami 200. Tutto il tempo così. Ti sei fatta un'idea di chi fosse, da dove operasse, dove fosse? Aveva il numero nigeriano, però chiedeva euro, quindi non ho capito bene se era in Italia e usava un altro numero o era in Nigeria, e anche in Nigeria usano gli euro, non lo so, quindi non so di preciso. E scriveva in italiano? Sì. Però un italiano un po' basilare, insomma. Sì, due o tre parole, le stesse parole. Pagami soldi, euro, fine. Con l'aiuto di un'amica, Giorgia si rivolge anche alla polizia cantonale, che però le fa capire che non c'è molto da fare per recuperare l'account. Ce l'avevo da 5 anni. Era la mia pagina di sfogo, quindi ero in anonimo e dicevo quello che mi sentivo di dire in quel momento. Per una settimanella ci sono rimasta molto male, non sapevo che fare. Poi mi sono detto, vabbè, ricominciando da zero, fa niente, ce la farai di nuovo a ricrearlo. Il ransomware non è la sola tipologia di minaccia messa in atto da parte degli hacker.
La ricerca di estorcere denaro attraverso i computer assume infatti molte forme, ad esempio quella della truffa del CEO, come ha potuto sperimentare lo scorso anno un'importante azienda di moda operante nel Canton Ticino. La vicenda che abbiamo ricostruito è successa un venerdì sera, quando una giovane neoassunta riceve dal CEO, l'amministratore delegato dell'azienda, la richiesta di fargli avere al più presto più di $1.800.000. Prima di mettersi all'opera, la giovane neoassunta chiede l'aiuto di una collega con più esperienza. Ciao Olimpia, sono Maura. Per fortuna sei ancora in ufficio. Mi è arrivata un'email e non so bene come fare. Posso passare un attimo da te? Va bene. Te la inoltro. Arrivo. Grazie. La truffa del CEO parte sempre con una ricognizione preliminare molto attenta da parte del criminale nei confronti dell'azienda presa come bersaglio. Quindi il criminale sceglie un'azienda specifica, poi va su internet, usa informazioni pubblicamente disponibili per farsi un quadro generale di questa azienda, l'organigramma, chi sono i dipendenti, chi sono i CEO, chi sono i neoassunti. E poi sceglie un orario e un giorno che di solito corrisponde alla fine della settimana lavorativa. Questo crea una situazione ottimale per mettere a segno una truffa che è fondamentalmente di tipo psicologico. Sì, Laura, vieni. Hai ricevuto la mia mail? Sì, l'ho ricevuta. Vieni pure. Dimmi un po' cosa è che ti faceva venire dei dubbi. Allora, siccome è la mia prima transazione, volevo essere sicura di fare la cosa giusta. Hai fatto proprio benissimo, perché in una transazione di questo tipo c'è bisogno, per dare la risposta, di una doppia firma, quindi sia della tua che della mia. E poi guarda un po' qui, guarda l'indirizzo mail, vedi che qui invece di una I c'è una L. Effettivamente è proprio una mail molto strana. E come procediamo in questo caso? Guardiamo un po' l'ora, ma guarda, secondo me la soluzione migliore è chiamare Manuel e chiedere a lui direttamente se ha spedito davvero questa mail. Sventare questo tipo di attacco informatico, così come parte con la psicologia l'attacco, richiede un approccio psicologico. Si stabilisce in anticipo che qualunque pagamento superiore a una certa cifra significativa per l'azienda dovrà avere una doppia autorizzazione. Ricevi una mail, guarda se il mittente è davvero chi dice di essere. Chiediti se quella mail ti sta cercando di mettere sotto pressione psicologica. Se puoi, fai un controllo attraverso un canale diverso da quello di internet. Quindi la classica telefonata, il lavoro di squadra, la prevenzione, la formazione del personale sono gli ingredienti fondamentali. Nel caso dell'azienda ticinese, la truffa non è andata a buon fine grazie alla brillante reazione delle due dipendenti. Non sempre però le truffe avvengono attraverso un computer. Nel corso degli anni, il massiccio uso di telefoni cellulari da parte di tutte le fasce di popolazione ha attirato parecchie forme di raggiro. Abbiamo incontrato un uomo che ha voluto mantenere l'anonimato, vittima di un classico esempio di questo tipo di truffe. La prima fattura è arrivata inizio febbraio del 2022. E di quanto era? 149,90. Ho detto, ma cosa mi mandano questi? Non è che ho mandato niente, non ho fatto niente. Dopo ho cercato di capire un po' e ho visto che era una roba legata a un uso, diciamo, maldestro del telefonino, insomma. Devo aver cliccato su qualcosa sul telefonino, in uno di quei migliaia, centinaia di SMS che ti arrivano, accalappiato da delle belle fotografie, un video forse che c'era dentro, vai a guardare e cos'è? Orca, interessante, è carina sta roba, e poi ti ritrovi con la fattura che arriva un mese dopo magari. La trappola scatta con estrema facilità, io ho stesso fatto degli esperimenti e ho visto come è facile con un semplice clic di troppo trovarsi con il telefonino che ha già preimpostato il messaggio. Tutto quello che devo fare è cliccare invia e nella fretta, nella concitazione, nella distrazione può capitare molto facilmente.
E quello che credo che sia molto importante chiarire è che tutte le vittime che si sono rivolte a noi per una consulenza hanno detto: ma io non avrei neanche motivo di iscrivermi a un servizio del genere, perché pagare per un servizio di notizie quando ci sono tante notizie gratuite? Perché pagare per un servizio pornografico quando ci sono tanti siti pornografici che offrono esattamente lo stesso materiale? E quindi c'è una presa di posizione molto chiara da parte degli utenti che dicono: io non ho motivo di essermi abbonato a questo servizio, però mi ci ritrovo abbonato e sto pagando. Questo genere di truffa ha riscontrato purtroppo un grande successo. La sede dell'Axi è stata infatti sommersa di richieste di aiuto e tutte seguono lo stesso schema. La prima richiesta di pagamento, dunque la fattura, proviene da una società che si chiama Obligo, Obligo S.A., che agisce per conto delle società che forniscono questi video per adulti, ad esempio Cimetrix, ma anche altre società. In un secondo tempo interviene un altro ufficio, in questo caso Incassodata S.A. A questo punto si può notare come il creditore non è più, ad esempio, Cimetrix o altre società, ma Obligo S.A., cioè l'ufficio che aveva fatturato per la prima volta la fattura. Dunque, a questo punto abbiamo un presunto creditore vecchio, che è Cimetrix, il creditore nuovo, al quale Cimetrix ha ceduto il presunto credito, che è Obligo, e un ufficio che agisce non come fatturazione, ma come incasso, dunque manda i solleciti di pagamento. Come recupero credito. Esattamente, esattamente. Ad ogni passaggio la cifra richiesta aumenta. Abbiamo provato a contattare la ditta che gestisce questi servizi e che ha inoltrato la prima richiesta di denaro, la Cimetrix, ma il destinatario è risultato irreperibile. Gli avremmo voluto chiedere su quali basi pretendono il denaro, dato che finora nessuna fra le vittime di queste richieste ha mai ricevuto un precetto esecutivo. È un po' tutto un ambiente che si muove dietro questi contratti, secondo noi alle spalle del consumatore, fino a quando non c'è una decisione di un giudice che stabilisce che questi contratti non sono stati stipulati validamente, l'unica cosa che il consumatore può fare è contestare, non pagare e contestare. Adesso li guarderà molto più attentamente gli SMS che riceve? Sì, adesso li butto via abbastanza sistematicamente, sì. E invece questa vicenda qua, secondo lei, come andrà a finire? Io sono fiducioso che vada a finire in niente. Anche questa è una modalità ovviamente un po' studiata per cercare di spaventarti, che uno a un certo momento per finire tutto paga e la mette via così. Io vorrei andare a fondo. E non è solo per me, perché comunque mi girano pagare dei soldi per una roba che non ho chiesto, ma è anche proprio per questo sistema, no? Le truffe informatiche nel corso degli anni hanno preso le forme più fantasiose e pericolose e nessuno, dal grande manager al comune cittadino, si può ormai dichiarare al riparo da questa minaccia in continua espansione. Buonasera Alessandro Trivilini, benvenuto a Falò. Lei da anni si occupa di sicurezza informatica, dirige il centro, il servizio informatica forense della SUPSI. Allora, il servizio ci ha fatto vedere tanti casi di vulnerabilità. Siamo vulnerabili, i nostri dati sono utili a chi appunto vuole guadagnarci, chi li ruba ci guadagna sostanzialmente. Ecco, l'impressione però è che siamo ancora poco coscienti di questo rischio. È così e come mai? È così perché la tecnologia, lo sviluppo della tecnologia corre più veloce rispetto alla consapevolezza e il grado di responsabilità che siamo stati capaci di diffondere tra le persone, tra di noi, tra gli utenti, a scuola, nel lavoro e nel mondo professionale. Per cui con queste continue accelerazioni tecnologiche la tecnologia continuerà
ad accelerare e noi faticheremo un pochettino a stare a questo passo. Ecco perché bisogna investire in un piano di alfabetizzazione digitale straordinario per ridurre questa distanza, perché i nostri dati sempre più avranno un valore economico di interesse verso queste organizzazioni criminali. So che non ci sono dati certi, anche perché spesso chi è attaccato non vuole denunciare anche per questioni reputazionali. Però ci può dare qualche indicazione a livello ticinese, a livello svizzero, sulla gravità degli attacchi che sono stati subiti nel corso degli ultimi anni? Sì, noi dal nostro piccolo osservatorio del Servizio Informatica Forense della SUPSI, negli ultimi tre mesi, posso dire che ci sono circa 2 chiamate a settimana di segnalazioni da parte di aziende che ritengono di essere sotto attacco, hanno il timore, la percezione di essere sotto attacco, ma non hanno gli strumenti per capire esattamente se questo è davvero successo. E una chiamata ogni 2 settimane di azienda che invece ha la certezza di essere stata attaccata perché non ha più accesso ai propri dati professionali che usa quotidianamente per svolgere le proprie attività. Partiamo dall'attacco classico, quello che abbiamo visto a più riprese, il ransomware: ti rubo i dati, ti blocco l'attività, paralizzo l'attività, te li ridò solo dietro il pagamento di un riscatto. Ecco, abbiamo visto che gli hacker pianificano anche però questo tipo di attacco. Ci può spiegare esattamente come agiscono? Ma la criminalità organizzata che usa le tecnologie digitali per delinquere ha una strategia, segue un modello di business, non lo fa in modo casuale, per cui ci sono tutte quelle dinamiche, una volta identificata l'azienda che si vuole colpire, per cercare di portarla da un punto di vista psicologico a una pressione tale per poter ottenere il riscatto che chiede, per poter avere di nuovo accesso ai dati professionali. E l'azienda, se non è preparata, non ha un backup di riferimento, che non significa semplicemente prendere un file e ripristinarlo in una cartelletta all'interno del computer, ma è molto più strutturata l'attività, rischia di dover chiudere a volte anche. La polizia suggerisce di non pagare, ma se l'azienda non è preparata rimane in mezzo, in balia un po' degli eventi. Ecco quindi che le strategie sono sempre più raffinate, le tecniche di inganno che portano i criminali a costruire delle procedure informatiche per ingannare gli impiegati professionali corrono molto velocemente, ma il grado di consapevolezza e responsabilità purtroppo è ancora scarso all'interno delle aziende e dei collaboratori, che credono davvero che queste cose capitino soltanto agli altri o in altri paesi. È anche quindi una questione di formazione, di sensibilizzazione, prima di chi dirige l'azienda e poi evidentemente anche di chi lavora in azienda, dei dipendenti. È corretto. In un primo momento, negli anni passati, si pensava che questo fosse responsabilità unicamente dei tecnici informatici preposti alla sicurezza. Invece non è così. Oggi la responsabilità parte dal consiglio d'amministrazione fino alla signora delle pulizie che accede ai locali dove ci sono le infrastrutture, i dati sensibili, confidenziali sullo schermo oppure sul tavolo. Quindi è una ripartizione delle responsabilità che deve essere gestita in una forma culturale nuova che porta delle nuove responsabilità rispetto a prima, in cui si delegava unicamente agli esperti informatici, laddove erano disponibili in azienda. Abbiamo visto che il pagamento del riscatto viene chiesto in criptovalute, neanche più il Bitcoin, si parla di questo monero che, da quello che ho capito, è molto meno tracciabile. Ecco, innanzitutto è anche difficile procurarselo, e poi che rischi si corre appunto a pagare in queste monete? È corretto, noi l'abbiamo toccato con mano nelle settimane scorse. Anche la criminalità organizzata fa innovazione, quindi sa che il Bitcoin come criptovaluta continua a essere usata per il riciclaggio e per le truffe, però è molto tracciata in alcuni paesi, soprattutto quelli evoluti, economicamente stabili e ricchi come la Svizzera, è regolamentata. Allora si affida e spinge le aziende a pagare riscatto con criptovalute come Monero o Zcash, questi sono i due nomi, che non sono regolamentati ma pongono nuovi rischi all'azienda, perché laddove l'azienda riuscisse a entrare in possesso, ad acquistare queste criptovalute, si mette in condizione di riciclaggio, proprio perché non sono regolamentate. Quindi la criminalità cambia il paradigma: criptovaluta meno popolare, più difficile da trovare ma con un riscatto più basso, sporchi, maledetti e subito, ma l'azienda, se non è preparata, non è consapevole, rischia di duplicare il danno e il rischio. Abbiamo visto a un livello più basso, evidentemente diverso, che anche i nostri account social possono essere hackerati. Che cosa bisogna fare in quei casi? In questo caso, ovviamente, entra in gioco il principio di proporzionalità. Se non c'è un fatto grave, una violenza,
ritenuta grave nel paese dove questo atto, l'uso dei social avviene, pensiamo al Ticino, alla Svizzera, la cosa da fare è quella di subito segnalarlo alla piattaforma che mette ed è obbligata a mettere a disposizione i servizi e le funzionalità di segnalazione. E poi per tutelare la propria reputazione, non tanto in quel momento ma nel tempo, fare una denuncia in polizia fornendo tutte le informazioni utili, proprio per evitare che il danno si propaghi, ma per tutelare la reputazione della persona che comunque evolverà nel tempo nella sua vita privata e professionale. Alessandro Trivellini, adesso le propongo di ascoltare insieme le considerazioni di una grande esperta, un'esperta internazionale in materia di sicurezza e difesa informatica, la professoressa Gernauti, che abbiamo intervistato questo pomeriggio. Sentiamo quindi la prima parte della sua intervista. Professoressa Gernauti, lei è stata una pioniera nel campo delle telecomunicazioni, dell'informatica, ha quasi 40 anni di esperienza alle spalle. Come giudica la società numerica in cui viviamo oggi? Mi sembra che il problema di base dello sviluppo del digitale siano le economie che sostengono che i dati sono gratuiti e quindi questo sarebbe incompatibile con la protezione dei dati. Credo che stiamo capendo ora i limiti di questo sviluppo economico e di questa fuga in avanti tecnologica, perché più siamo interconnessi, più siamo vulnerabili e utilizziamo delle soluzioni che sono completamente vulnerabili, sono commercializzate così e l'utente finale è quello che deve pagare lo scotto, viene sfruttato dagli attori che sono malintenzionati. Ecco. Lei infatti in un articolo parla di tre menzogne, tre bugie su cui si basa la società digitalizzata, la società numerica. Quali sono? Beh, innanzitutto il fatto della gratuità, il fatto che i servizi siano gratuiti, e noi vediamo, cominciamo a capire con vent'anni di ritardo che noi paghiamo con i nostri dati e quindi lo slogan dei servizi gratuiti sono basati sullo sfruttamento dei dati per trasformare questi dati in denaro da parte degli attori che gestiscono questi dati. Questo è un problema per lo sviluppo futuro legato all'intelligenza artificiale che ha bisogno di questi dati per svilupparsi ulteriormente. Non abbiamo più il controllo dei nostri dati, neanche personali, ma noi questi li diamo per sviluppare intelligenza artificiale. Quindi questa è la prima truffa, la prima bugia, se vogliamo, questa illusione di gratuità. La seconda, naturalmente, è legata all'illusione di libertà. Questa nozione di libertà è incompatibile col fatto che ci obblighino a usare dei sistemi e quindi siamo sempre più dipendenti da questi sistemi completamente che danno dipendenza, quindi questo è un problema di fondo di imporre agli utenti finali, anche alcuni governi, anche alcune app amministrative che passino appunto da questo passo e quindi non c'è libertà perché noi dipendiamo, siamo sottomessi a questi attori, quindi non c'è libertà. E forse si potrebbe anche a queste due bugie si potrebbe aggiungere una terza, legata piuttosto al marketing, sul progresso, sul fatto di farci credere che l'evoluzione tecnologica sia naturale dell'evoluzione della specie, ma tutte le tecnologie sono il frutto di un contesto culturale, economico, politico, non c'è nulla di naturale quindi per utilizzare certi sistemi o altri. Queste sono le tre menzogne fondamentali sulle quali si basa il digitale e che è problematico sia per gli individui che non possono controllare nulla, ma lo stesso problema vale anche per le organizzazioni e per gli stati che sono sempre più dipendenti da fornitori esteri e questi fornitori sono multinazionali che sono in grado di diventare egemoniche, quindi a diversi livelli noi siamo dipendenti e andando su internet noi apriamo i nostri sistemi informatici e quindi con tutte le fragilità tecnologiche del caso. Questo dà un potere a questi enti che sanno controllare i sistemi e quindi possono lanciare dei ciberattacchi. Ecco, come possiamo difenderci allora? Si parla di sobrietà numerica, che cos'è? Che cosa vuol dire? Che dobbiamo fare un passo indietro? Che non dobbiamo appunto più dipendere così tanto dai dati?
Non è tanto il fatto di fare un passo indietro, ma prendere coscienza di questa vulnerabilità. Più siamo collegati, più siamo dipendenti, vulnerabili, e se noi vogliamo beneficiare dei vantaggi delle nuove tecnologie, ce ne sono parecchi, bisogna controllare i rischi, capire i rischi, la loro origine, come si manifestano, e quindi essere meno vulnerabili e gestire meglio la sicurezza e soprattutto dare la responsabilità della sicurezza ai fornitori di questi servizi. Questo è un approccio possibile. Il secondo è che più si è collegati e più sarà interessante per questi attori appunto malintenzionati, e quindi questo, come dire, questo blocco digitale non è sobrietà, perché è legato all'astinenza. Quello non è che ci dobbiamo astenere dalla digitalizzazione, ma dobbiamo gestirla meglio, controllarla e soprattutto controllare i rischi ecologici, perché il digitale usa tantissime risorse naturali. Quindi se vogliamo aiutare la biodiversità, il clima, avere un approccio che sia sostenibile nel tempo, allora bisogna chiedersi se questo digitale che abbiamo oggi sia davvero auspicabile, quali sono le condizioni che permettono di avere una visione che rientri in una protezione dell'ambiente e delle risorse naturali. E questo passa dal fatto di essere un po' più trattenuti digitalmente, quindi non utilizzarlo per applicazioni futili, ma per servizi indispensabili. Ecco, Alessandro Trivilini, la professoressa Gernaudì ci mette in guardia: pensiamo di avere un prodotto gratuito, invece lo paghiamo a caro prezzo, pensiamo di essere liberi, in realtà siamo prigionieri di grandi gruppi. È d'accordo con questa lettura, e se sì, come possiamo davvero allora ridurre la dipendenza? Il fatto che pensiamo a queste cose è ancora un aspetto positivo. Le tre menzogne in rapporto agli attori che gestiscono queste tre menzogne, il modello di business, i prodotti e servizi che sembrano gratuiti, la profilazione dei dati e la veridicità dei contenuti, sono tutte cose vere, ma attenzione, dicevo prima, la digitalizzazione ha delle accelerazioni e gli attori che fino ad oggi hanno gestito queste tre menzogne sono verosimilmente o prevalentemente gli esseri umani, con delle strategie, degli interessi economici, sociali, geopolitici. Siamo di fronte a un cambio di paradigma. Abbiamo procedure informatiche addestrate di intelligenza artificiale capaci di elaborare nuove strategie sulle tre menzogne, profilare dati in modo più veloce, più accurato, per inferire nuova conoscenza che il cervello umano magari non è capace di arrivare. Abbiamo algoritmi informatici, procedure capaci di definire nuovi modelli di business che ci fanno credere di essere davvero non più il prodotto, ma invece ci riposizionano nella filiera economica. Abbiamo algoritmi, procedure informatiche come ChatGPT che sono in grado di costruire, di parlare col linguaggio naturale e farci credere che i contenuti sono non veri, ma sono super veri. Ecco, la delega di queste tre menzogne sta passando all'informatica intelligente, e lì l'unico modo per prevenire i rischi è quello di investire in consapevolezza e responsabilità con un piano di alfabetizzazione digitale che spinga sullo spirito critico. In altro modo, gli algoritmi, le procedure informatiche saranno in grado di elaborare dati in forma più veloce, migliore e più efficace rispetto al cervello umano. Quindi ancora una volta formazione, sensibilizzazione, alfabetizzazione. Senta, abbiamo visto appunto che siamo fragili, vulnerabili, che però abbiamo i mezzi in potenza per risolvere la situazione. Vediamo però adesso concretamente anche come difenderci, perché si può farlo. Alcuni esempi nel prossimo servizio, sempre di Roberto Fonflue e Marco Dorici. C'è un motto che utilizziamo fra di noi ed è try harder, che tradotto significa riprovaci. Se non ce la fai, non mollare e prova un'altra volta più a fondo, studiando altri dettagli del problema che hai davanti. Questo ci riassume un pochettino. Riccardo Brigatti è un giovane informatico ticinese che da qualche anno ha intrapreso una carriera particolare, l'hacker. Attenzione però, hacker non ha per forza una connotazione solo negativa. In realtà la parola hacker contraddistingue proprio quelli che studiano e utilizzano questo tipo di approcci a un fine di bene. Quindi il nostro obiettivo è proprio aiutare
a sistemare, a migliorare le infrastrutture e le tecnologie, mostrando quali potrebbero essere le conseguenze nell'effettivo. Quindi ecco che facciamo proprio risaltare il problema in modo tale che ci sia anche più attenzione e una volontà di sistemarlo. Io lavoro per Indecyber, è un'azienda che offre tra i diversi anche questo servizio di offensive security. Sferrare attacchi informatici a livello aziendale è l'attività principale di un hacker etico come Riccardo, che accetta di simulare per noi un attacco ad un'azienda fittizia di nome Green Optic. La prima fase di un attacco consiste nella ricerca di quante più informazioni possibili. Una volta che sappiamo chi è l'obiettivo, andiamo a vedere qual è la pagina web che ha. In questo caso ci ritroviamo con questa pagina. Ci racconta un pochettino chi è l'azienda, cosa fa, sono tutte informazioni che potrebbero tornare utili. Ricerca di informazioni vuol dire chi ci lavora, con quale ruolo, da quanto, per chi, sotto quale gruppo, eccetera, eccetera. Quindi vediamo che ci sono più o meno 20-25 persone che lavorano per questa azienda e questi sono i nomi. Questo è un'informazione interessante perché iniziamo a restringere il nostro cerchio verso le persone fisiche. Una volta che abbiamo i nomi, andiamo avanti e cerchiamo di scavare un pochettino di più su queste persone, su internet, sui social. Per esempio, Facebook può essere una fonte interessante. Iniziamo a cercare qualcosa riguardo a Green Optic. Quindi qui noto qualcosa di interessante. Se non ricordo male, questo nome, Sara Trevisani, l'avevamo già visto nella nostra lista di prima. Diamogli un'occhiata. Tra le varie foto vedo diverse foto di un cane, quindi anche questa potrebbe essere un'informazione interessante. Sappiamo che la gente ogni tanto usa il nome del cane per la password piuttosto che, ma che attira molto la mia attenzione è piuttosto questa fotografia qui. Vedo che ha due hashtag, quindi due etichette che la ragazza ha inserito per cercare di far capire l'immagine a cosa fa riferimento. Abbiamo il nome dell'azienda, quindi Green Optic, che ci fa capire che effettivamente ha senso rispetto al nostro obiettivo, e Smart Working. Stava lavorando da casa e quindi ha pubblicato una fotografia della sua postazione di lavoro casalinga. Un'immagine che apparentemente potrebbe sembrare innocua, ma che in realtà potrebbe nascondere informazioni molto interessanti. Ma se questa ragazza ha inserito questa fotografia, mi lascia pensare che anche altri colleghi l'abbiano fatta. Perciò scaviamo ancora un po' e vediamo se ne troviamo delle altre. Come si era immaginato, anche altri colleghi hanno pubblicato una foto simile. Cosa che a questo punto risulta essere particolarmente interessante è questa. Sullo schermo, quindi sullo sfondo, sul desktop di questa persona, io riconosco diverse icone, fra le quali quella che sta ad indicare che sul computer è installato il programma per la gestione delle stampanti. Ma in particolar modo quale stampanti? Le stampanti dell'HP. A questo punto so di voler impersonare HP. Quindi per diventare HP devo capire come HP comunica con i clienti in modo tale da poterlo simulare. Quindi un'idea è farsi scrivere da HP qualcosa per capire come HP comunica. Creo un'utenza sui loro sistemi e poi faccio finta di dimenticarmi la password in modo tale che mi invino un'email per resettarla. Anche se so che sembra una forma un pochettino strana, ma questa qui è a tutti gli effetti l'email che HP manda ai suoi clienti una volta che hanno dei problemi per accedere ai propri account. Quindi ora io so perfettamente come HP comunica con me. Di conseguenza quello che farò io è fare una sorta di specchio verso i nostri target. Quindi prenderò questo stile, lo rielaborerò per mandarlo verso le nostre vittime. E questo è il risultato finale dopo un po' di smanettamento sulla tastiera. Quindi abbiamo un'email che segue lo standard di HP con il logo, con le scritte, ma ha un contenuto controllato da me. Quindi questa email cerca di convincere l'utente ad installare l'aggiornamento dei driver, quindi dei piccoli programmi che servono per il funzionamento della stampante, rimandandoli poi su un link che in realtà li porterà su un nostro server dal quale scaricheranno poi il malware. Quindi inviamo l'email e aspettiamo che abbocchino. Nel caso di un attacco reale,
chi scarica il file malware permette all'hacker di penetrare nel proprio sistema informatico. La Posta Svizzera è l'azienda che nel nostro paese gestisce il maggior numero di dati. Non per niente sono 1200 i collaboratori del gigante giallo impiegati nell'informatica, di cui 80 dedicati esclusivamente alla sicurezza, che in un mese riescono ad intercettare 10 milioni di mail spazzatura e 10.000 virus, respingendo fino a 180 attacchi pericolosi. Per migliorare la sicurezza, da qualche anno la Posta ha deciso di affidare proprio agli hacker etici la parte più sensibile della propria difesa, attraverso i cosiddetti bug bounty, concorsi aperti agli hacker nei quali li si invita ad attaccare proprio il sistema informatico della Posta. Chi trova delle falle nel sistema viene ricompensato con dei premi in denaro. Il hacker etico ha la stessa visione come un hacker criminale, vede i sistemi solo da fuori e può trovare degli spalli che dall'interno non si vede, è proprio quello che fa la forza. Per noi la sicurezza è una sicurezza partecipativa, noi cerchiamo di lavorare con gruppetti sia all'interno della ditta ma anche al di fuori delle comunità, e questo è un servizio che proprio contribuisce a una sicurezza ottima delle soluzioni. Ma cosa fare per essere sicuri che gli hacker non se ne approfittino? Ci vuole delle regole. Attaccare una ditta in modo criminale è un reato, viene perseguito. Invece noi abbiamo messo delle regole con i hacker etici, come per esempio chi trova delle informazioni non può sfruttarle, deve lavorare con noi per eliminare i spelli che hanno trovato. E se hanno trovato una misura per attaccare un sistema, per farlo crollare, non possono fare quello. Pioniera in Svizzera in questo genere di approccio alla minaccia cyber, la Posta ha finora trovato 190 falle nel sistema, pagando circa 540.000 franchi in premi. Un solo attacco riuscito da parte di un criminale sarebbe costato molto di più. Una strategia che vede coinvolti tutti i collaboratori. Sicurezza è soprattutto una sicurezza partecipativa, che la sicurezza non è stato di fatto, ma proprio un processo continuo. Quindi noi facciamo allenamenti, per esempio, per individuare il phishing, l'attacco attraverso delle email maliziose, per aiutare la posta veramente di avere questo piccolo primo punto d'ingresso e di eliminarlo. Gli umani sono il punto forte della cyber security. Anche nel Canton Ticino si sta spingendo molto alla ricerca di pionieristici sistemi di difesa. Proprio in questi giorni ha visto la luce SOS Cyber, un gruppo di pronto intervento in caso di attacco informatico. Li abbiamo seguiti nel corso di un'esercitazione. Buongiorno a tutti e benvenuti colleghi, è arrivato un allarme a SOS Cyber, ho preso a carico le informazioni principali per questo intervento, sembra che un'azienda del Luganese, dimensioni circa 200 dipendenti, hanno acquisito un ransomware, quindi i dati sono stati cifrati, dati della linea produttiva, quindi il CEO col quale ho parlato mi ha detto di essere in profonda crisi, i loro tecnici sono al lavoro ma hanno bisogno di supporto, non sanno concretamente come muoversi. Coordinato da Alessandro Trivilini, responsabile del servizio di informatica forense della SUPSI, il gruppo concentra più professionisti specializzati in varie discipline. Prima parte Paolo con la questione tecnica, quindi un ransomware, non si sa ancora di che tipo, i tecnici stanno lavorando, sono presi, per cui sono, per quello che mi ha detto, immersi, non hanno informazioni da darci dettagliate. Io direi di allarmare subito il team di pronto intervento in modo che possano capire per quello che può essere stato rilevato dai tecnici dell'azienda, partire da quello per poi cominciare ad analizzare immediatamente tutta la rete. Il nostro ruolo è quello di pronto intervento tecnico durante un attacco per capire immediatamente cosa è successo, mettere in sicurezza l'infrastruttura del cliente, capire cosa è successo, cosa hanno fatto gli attaccati, se sono ancora dentro, quindi cacciarli, neutralizzarli e poi ricostruire esattamente cosa è successo e aiutare l'azienda nel più breve tempo possibile
a riportarsi in attività. L'altra componente è tutta quella invece di prevenzione, quindi dell'auditing per capire qual è lo stato di sicurezza, qual è la postura di sicurezza di un'azienda o di un'istituzione, e poi quello di aiutare a un monitoraggio continuativo. Tra l'altro il riscatto mi hanno detto che è in Monero e non in Bitcoin, quindi c'è anche quell'aspetto determinante. Sapete che Monero non è così facile da trovare, c'è il rischio di riciclaggio, quindi dobbiamo muoverci davvero con i guanti bianchi. Rocco, cosa ne pensi? Ma da questo lato vorrei che tu facessi la supervisione totale. Sì, no, sicuramente bisogna capire se hanno, comunque all'interno di questi dati ci sono anche dati, oltre quelli aziendali, produttivi, dati sensibili, dati personali, perché dobbiamo capire se in che misura dobbiamo allertare o prevedere di allertare anche le autorità in quel tipo di contesto. Il mio ruolo all'interno del gruppo è chiaramente l'aspetto più legato al legal, quindi tutti gli aspetti legali legati alla protezione dei dati, ma non solo. C'è tutto l'aspetto legato alle comunicazioni con i terzi all'interno delle aziende, la presa a carico di quelle che sono le comunicazioni con le autorità che possono essere coinvolte e la gestione, diciamo, del rischio o dell'attività di rischio sempre dal punto di vista legale, più il coordinamento delle eventuali indagini e degli sviluppi successivi. Gli aspetti legali in futuro assumeranno sempre più importanza, anche perché dal settembre di quest'anno entrerà in vigore la nuova legge sulla protezione dei dati con importanti novità. Sicuramente la nuova legge, che rispetto a quella attuale non sarà più una tigre di carta, saranno quelli di introdurre un obbligo di notifica in caso di un certo tipo di attacco, di breach, quindi di incidente informatico, che riguarda i dati personali, chiaramente. E poi ci sono tutta una serie di nuove obbligazioni, dalla tenuta del registro, se ci sono date le condizioni, fino a quello che è proprio l'approccio alla protezione dei dati. Saranno dei cambiamenti importanti che impatteranno sulle aziende, penso si poter dire questa volta, di tutta la Svizzera. Regis, c'è la parte assicurativa fondamentale proprio perché c'è un po' di panico, da quello che ho capito, a livello di CDA, di responsabili, di manager, perché tutti pensano poi alla questione, a parte l'impatto un po' economico di questo danno, dimenticando che prima bisogna capirne l'entità, risolverlo e portarlo a inquadrare. Quindi chiedo anche a te se puoi pensare a come possiamo contribuire a supportarli, proprio perché poi alla fine è una questione di soldi che loro andranno a chiedere a qualcuno, non alla loro assicurazione, immagino. Chiaro, noi potremmo sì chiaramente gestire e assisterli sulla parte assicurativa, fare le richieste alla loro compagnia assicurativa, valutare la polizza in essere e poi procedere nella richiesta da parte loro. Per noi l'approccio base è quello di seguire l'azienda per definire che coperture deve prendere, deve stipulare e definire anche i valori. Dobbiamo lavorare anche sulle franchigie. Oggi è importante non assicurare i rischi piccoli o i rischi che poi alla fine sono sopportabili. Dobbiamo per forza assicurare i rischi importanti. E questo approccio qui è quello che realmente vogliamo dare ai nostri clienti, in modo che la nostra esposizione al rischio sia nettamente inferiore. Io mi occupo di richiedere tutte queste informazioni che mi avete dato come input con il CEO, col quale sono in contatto. Se siete d'accordo, ci troviamo tra 10-15 minuti, traffico permettendo ovviamente, qui nel Luganese, direttamente in sede. Sì. E quindi niente, SOS Cyber entra in azione. Buon lavoro, ci vediamo dopo. Alessandro Trivilini, partiamo dall'ultima parte del servizio, da questa alleanza tutta ticinese tra diversi esperti del settore coordinati dalla SUPSI, SOS Cyber. A chi vi rivolgete? Cosa offrite e a chi vi rivolgete? Gli interlocutori sono le aziende, le piccole e medie aziende, le imprese, chi fa business in Ticino e le pubbliche amministrazioni, quindi tutti coloro che sono soggetti e potenzialmente interessati a degli attacchi informatici. Quello che offriamo è l'insieme di competenze qualificate, oggettivamente
qualificate sul territorio affinché si possa coprire tutta la filiera del rischio cibernetico, dalla sicurezza informatica alla validazione del metodo scientifico fino alla formazione professionale su misura qualificata. Per le aziende, così come per le infrastrutture pubbliche, le amministrazioni pubbliche, ecco, dotarsi di un sistema di prevenzione o far capo a voi ha un costo e magari non tutti possono sostenerlo, però il problema è che adesso non è più neanche un'opzione, è una necessità, anche perché poi la legge che entrerà in vigore dal 1° settembre va proprio in questa direzione, cioè adesso bisogna responsabilizzarsi e soprattutto bisogna prendere tutte quelle misure necessarie per difendersi. È corretto, la competenza a prescindere ha sempre un costo, però è un'occasione utile per fare chiarezza. Chi non ha investito prima nella sicurezza rischia poi, se dovesse subire un incidente, di avere dei costi duplicati, 2.5 volte gli investimenti mancati. Noi lo abbiamo visto in circa 300 casi in 10 anni che abbiamo gestito col servizio forense. Per cui avrà dei costi sulla competenza, ma avrà dei costi aggiunti laddove trascurerà gli aspetti di sicurezza che può sin d'ora adottare per mettere in sicurezza la propria infrastruttura critica e i dati sensibili. La miglior difesa, l'abbiamo detto, l'abbiamo visto, è la prevenzione. Ci può dare un paio di consigli pratici a livello proprio anche personale, di privati, per non mettere in difficoltà noi stessi, ma anche noi come dipendenti di un'azienda? Ma per i singoli cittadini il primo punto di partenza per acquisire consapevolezza e responsabilità è quello almeno una volta di leggere le condizioni d'uso del software che si utilizza in azienda o a casa per conto dell'azienda nell'epoca del lavoro a distanza. Per le aziende invece pensare da subito se c'è un piano di risposta agli incidenti, quindi un documento che spieghi dal consiglio di amministrazione fino alle signore delle pulizie che frequentano l'azienda come reagire di fronte a una minaccia cibernetica, a un attacco avvenuto, come comunicare con l'esterno dell'azienda, quindi tutti quegli accorgimenti opportuni per ridurre il rischio, perché il miglior modo per impedire un incidente informatico è evitarlo in forma preventiva. La Posta, che è anche un gigante informatico per certi versi, abbiamo visto che usa un altro metodo ancora, quello di rivolgersi ai cosiddetti hacker etici e cercare appunto attraverso degli esterni eventuali falle nel sistema. È un sistema che funziona, solo vantaggio o magari anche qualche rischio? È un sistema che funziona, tecnicamente viene chiamato un programma di bug bounty, quindi si dà un premio, si stimolano le persone con le competenze a trovare una vulnerabilità nella propria infrastruttura. Però è un approccio che non tutti possono permettersi, perché costa, perché poi chi si mette a disposizione vuole essere retribuito in un qualche modo e comunque la gestione di questo tipo di approccio porta alla manutenzione, porta all'interno dell'azienda a dedicare delle risorse per interagire con chi prova ad attaccare l'azienda. Le piccole e medie imprese tipicamente non possono permetterselo. Ecco perché sfruttare le competenze a livello scientifico che stanno sul territorio di specialisti che hanno il compito di studiare la complessità della tecnologia con le collaborazioni pubblico-privato è sicuramente un approccio che poi può portare, impiegando gli studenti che hanno la fame, la voglia e l'interesse di imparare, a mettersi al servizio per seguire questo tipo di programmi. Le propongo adesso di guardare la seconda parte dell'intervista con la professoressa Gernauti che abbiamo intervistato oggi pomeriggio. I casi di cyberattacchi si sono moltiplicati, si moltiplicano anche in Svizzera contro le multinazionali, i comuni, le organizzazioni internazionali come la Croce Rossa. Cosa rende interessante la Svizzera agli occhi di un hacker? Noi siamo un paese interessante, quindi che rende, come dire, interessati questi attori e rispetto al resto del mondo magari noi non abbiamo neanche capito quanto siamo interessanti rispetto ad altri attori. Quello che rende interessante i nostri sistemi sono tutti i dati e sono talmente interessanti perché è relativamente facile accedervi e quindi secondo me gli attacchi sono soprattutto simbolici per far vedere quanto siamo vulnerabili e quanto sia possibile come dire, andare contro per esempio un'immagine di un'istituzione internazionale come la Croce Rossa e capire che questo genere di attacchi sia un'intimidazione perché vuole dimostrare che il potere di determinati attori è grandissimo e noi siamo vulnerabili, l'abbiamo visto in Svizzera Romanda, dei furti di dati a livello comunale e non si sa a che
qualche scopo, ma questo aumento di attacchi in cambio di riscatti che paralizza l'economia è un problema e questa è una realtà. E più i servizi saranno quindi su una piattaforma, si potrà collegarsi a distanza, e beh, se c'è un pirataggio vuol dire che tutti i clienti subiranno questo attacco appunto di ransomware, e quindi vuol dire che, non so, per esempio un software di una contabilità utilizzata da tutte le PMI in Svizzera Romanda è stata piratata e quindi tutte le PMI non erano più in grado di fare il loro lavoro, cioè la contabilità. E quindi la contabilità non è informatica solo, ma diciamo che il software prima era locale, c'era una certa protezione perimetrica, non tutto era interconnesso né concentrato in punti unici. Quindi bisogna ripensare l'architettura dei sistemi informatici. Professoressa, brevemente, un'ultima domanda. Ecco, tra le infrastrutture ce ne sono alcune più a rischio, evidentemente. Penso in particolare agli ospedali, ci sono anche gli aeroporti, ci sono anche i fornitori di energia, ma gli ospedali in particolare, cioè lì dice che siamo tanto vulnerabili, quindi cosa dobbiamo temere sostanzialmente, o perché non si è ancora presa coscienza fino in fondo di questa fragilità? Ma la fragilità fa paura e ci troviamo in situazioni un po' di diniego, noi vogliamo negare la realtà, quindi per esempio le forniture energetiche, noi sappiamo se non c'è elettricità non c'è informatica e viceversa. Siamo in un mondo molto complesso, ci sono delle interdipendenze, delle infrastrutture che dipendono dalle capacità degli ospedali, la vita umana dipende dagli ospedali, ma il rischio è legato anche al problema del personale, le condizioni di lavoro che possono appunto aumentare in vista di questo, di questa digitalizzazione maggiore. Bisogna capire i rischi per trovare le soluzioni migliori. Noi dobbiamo riuscire a gestire i rischi, ma ci vuole una volontà politica, ci vogliono delle risorse, dei mezzi finanziari, e pochi hanno voglia di chinarsi su questo problema e di investire su eventi che magari non si avvereranno, ma questo significa gestire i rischi. E noi abbiamo delle capacità in Svizzera per applicare queste metodologie di gestione dei rischi, ci vuole solo la volontà politica ed economica di farlo. Una battuta per concludere, vedo dei vecchi telefoni dietro a lei, non vedo il suo cellulare, so che ne ha uno, però non ha nessuna applicazione, me lo conferma, non so se me lo può mostrare, non ha nessuna applicazione sul telefonino. Tutto a fè? Ah, c'è un motivo? È così. Sì, glielo faccio vedere se vuole. Sì, sì. Per me la libertà è proprio poter scegliere di non utilizzare le app e avere questa sensazione pazzesca di continuare a vivere senza essere dipendente dalle app e dipendente dall'informatica in generale e senza sorveglianza permanente da parte dell'informatica. E apprezzo il fatto di andare così nella natura, di avere un nesso con il nunc, insomma, subito. E adesso l'istante presente e non avere questa fuga in avanti costante attraverso le applicazioni, di soddisfare tutti i bisogni con le applicazioni. La mia vita è molto semplice, sono rimasta molto terra terra come sempre, l'informatica non è mai stato un bisogno per soddisfare i miei bisogni di base. I miei bisogni non vengono soddisfatti dalle app informatiche e vivo benissimo e ho del tempo per pensare, per fare cose, per essere presente già a me stessa prima che agli altri. Professoressa, la ringrazio tantissimo, ci ha dato tanti spunti su cui riflettere. Non sono sempre incoraggianti, ma è meglio conoscere le proprie fragilità piuttosto che ignorarle. Grazie ancora e buon lavoro. Merci a voi. Grazie a voi. Au revoir. E buona serata. Alessandro Trevilini, sono obbligata a chiederglielo, quante app futili ha sul telefonino? Ma futili molto poche, perché non mi piace giocare ai videogiochi, sono uscito dai social, a parte LinkedIn che è molto professionale, per cui cerco di ridurre il più possibile la relazione con la tecnologia, proprio perché professionalmente sono molto sovraesposto. E poi ho preso la consapevolezza di voler mantenere il controllo, quindi voglio essere io a usare lo smartphone e non vorrei che fosse lui in futuro a usare me. E ce la fa? Quindi. Per il momento sì. Anche se SS Cyber inizia piano piano a prendere strada, per cui bisognerà essere reattivi. Va bene. Senta, le chiedo di restare per l'ultimo servizio, è un servizio, un contributo appunto dei colleghi svizzero-tedeschi sulle
doppie truffe online. Questa è la storia di persone che vengono truffate non una, bensì due volte. La prima volta con falsi investimenti online, la seconda da falsi soccorritori. Se siete vittime di truffatori, contattateci. Il nostro team di esperti vi aiuterà a recuperare i vostri soldi. Al giorno d'oggi, in quasi tutti i casi di truffa, alla fine troviamo anche un ulteriore imbroglio. Vediamo il medico che viene truffato, vediamo l'operaio edile che viene truffato, vediamo poliziotti che vengono truffati. Sono criminali esperti in questo ambito, quindi bisogna essere molto attenti per riuscire a porre fine ai loro raggiri. Ma andiamo con ordine. Abbiamo incontrato una delle vittime di questo doppio imbroglio, un uomo che ha perso diverse decine di migliaia di franchi e non vuole essere riconosciuto. Com'è iniziata questa vicenda? Ho iniziato a ricevere dei messaggi WhatsApp e SMS sul cellulare. Erano annunci che parlavano di Bitcoin. Dicevano che per cominciare bastava versare 250 franchi o euro e che poi le cose sarebbero andate da sé. Poi c'erano anche dei video promozionali in cui un esperto spiegava che aveva usato internet per vendere e rivendere Bitcoin e che si poteva guadagnare bene. La strategia è tipica. Si comincia con email o notifiche sul cellulare. A volte anche con articoli falsificati riguardanti personaggi importanti. Come questo, in cui Roger Federer, ospite della moderatrice televisiva Daniela Lager, starebbe apparentemente pubblicizzando un investimento economico redditizio. Tutto falso. I truffatori sfruttano i personaggi famosi per attirare clienti. Una volta iscritti, si riceve una telefonata da questi criminali. L'investimento iniziale, in genere, è di 250 franchi o euro. A computer si vedono in tempo reale quotazioni di borsa false relative ai propri presunti investimenti. I truffatori si spacciano per broker e spingono ad aumentare gli investimenti. In poche parole funziona così. Quando vuoi ritirare i profitti e loro dovrebbero pagarteli, non te li danno. Allora sospetti che siano dei farabutti. Prima ti raccontano un sacco di storie, per cui al momento di pagare i soldi dovrebbero darteli. Dopo ti dai da fare per farteli dare, ma alla fine capisci che sono proprio dei delinquenti. I siti di questi truffatori sembrano autentici, ma ci sono degli indizi sospetti. In questo esempio che ci mostra la polizia cantonale di Zurigo, nell'impressum c'è il nome di una ditta estera e c'è anche un errore di traduzione. Hanno tradotto la parola home nel tedesco Heim. Ma che fare quando il sito sembra serio? Questo non significa certo che la pagina web sia sicura. Vuol dire solo che chi l'ha creata l'ha fatta con cura. Ciò che è molto importante fare se si hanno dei dubbi è contattare la polizia o la propria banca, che possono aiutare a scoprire passo dopo passo se si tratta davvero di un sito internet serio o se è meglio non investirci i propri soldi. Per il nostro intervistato i consigli sono arrivati troppo tardi. È stato imbrogliato e ha sporto denuncia. Ma non è stato il solo. I casi sparsi in tutta la Svizzera sono centinaia, i danni nell'ordine di milioni. Perciò i cantoni hanno deciso di collaborare e registrare tutte le segnalazioni nello stesso modo, come ci spiega il procuratore zurighese. Un grosso problema che avevamo era l'incapacità di collegare i vari casi. Qualcuno segnalava una truffa nel canton Uri, poi qualcuno lo faceva nel canton Neuchâtel. Nel canton Zurigo addirittura 3 o 4 persone hanno fatto una stessa segnalazione. Prima di venire a conoscenza di tutti i casi, per le varie autorità ci è voluto molto tempo. Ciò che adesso cerchiamo di fare come polizia è raccogliere le informazioni più importanti relative a questi crimini nei diversi cantoni, per poi analizzarle, in modo da capire le varie dinamiche e quali sono i punti in comune.
zusammengehören. Torniamo dall'intervistato vittima del raggiro. I criminali con lui tornano alla carica. Dopo il primo imbroglio, un'agenzia di recupero crediti lo contatta telefonicamente. Gli promette di riportargli il denaro, ma il servizio non è gratuito. Hanno detto di aver ritrovato i soldi, che quelle aziende erano state chiuse e che si trattava appunto di truffatori. Dicevano che a mio nome risultava ancora un credito e che volevano sistemare la questione. Sanno tutto quanto, sapevano tutto. Il primo che mi ha chiamato era un bernese, o meglio parlava in dialetto bernese. C'è questa idea comune, secondo cui i truffatori sarebbero della zona. Si ha questa impressione. Ma queste persone non operano dal quartiere di Seefeld o dai dintorni della borsa di Zurigo, ma agiscono praticamente sempre dall'estero. Al giorno d'oggi si può agire in modo virtuale, non bisogna neanche più essere reperibili fisicamente. Le presunte agenzie di recupero crediti come Action Refund si presentano in modo molto professionale. Questo sito internet è sulla lista nera della polizia cantonale di Zurigo. Action Refund si fa pubblicità con valutazioni di clienti positive, il rimborso garantito e video di presunti clienti. Grazie ad Action Refund ho recuperato i soldi che credevo di aver perso nel giro di una settimana. Proviamo a contattare l'agenzia, ma risponde sempre una segreteria telefonica. Buongiorno e benvenuti da Action Refund. Purtroppo al momento non possiamo rispondere. Favorisca richiamare più tardi. Grazie mille. L'interessato paga. Il denaro perso, tuttavia, non gli viene restituito. Malgrado ciò, mantiene a lungo il contatto con queste agenzie. Perché spera ancora di ottenere qualcosa? Beh, perché subentra sempre una persona più importante. Adesso dovrei essere in contatto con il direttore della divisione finanze, che dovrebbe appunto richiamarmi. È verosimile, no? Anche se probabilmente non è vero. Io comunque non pago più niente. Gli agenti del recupero crediti mi hanno detto che una commissione del 10% è normale. Io ho risposto, per me fa lo stesso, posso darvi anche il 20%, ma non in anticipo. La persona tende a dire ci ho investito dei soldi, quindi adesso devo fare il possibile affinché ne sia valsa la pena. E quando si sono investiti dei soldi e si teme di averli persi, la speranza che viene data alla persona è naturalmente quella che i soldi potrebbero non essere andati perduti. Può subentrare una profonda vergogna. E bisogna anche capire che in una situazione psicologica così drammatica ci si aggrappa alla speranza di poter recuperare questo denaro. Penso sia comprensibile. I truffatori giocano astutamente con le vittime del raggiro. Fingono che a parlare al telefono sia il direttore. Si tratta di specialisti che in parte lavorano in strutture che assomigliano a grandi aziende. E la polizia sospetta che si suddividano i compiti tra la prima truffa e i passaggi successivi. Col passare del tempo abbiamo notato che le informazioni dei clienti, rispettivamente le informazioni delle persone truffate, vengono vendute e che in seguito le persone vengono contattate da gruppi distinti che cercano di spillargli altri soldi. I recapiti personali vengono rivenduti ad altri criminali. Sono gli stessi truffatori a parlarne nelle email che scrivono le potenziali vittime. Sarebbe questo il motivo delle numerose telefonate che ricevono? Comprendo molto bene la sua diffidenza. Purtroppo in passato i suoi dati sono stati condivisi con diverse piattaforme. Questi dati sono stati rivenduti e usati in modo improprio. È per questo motivo che lei riceve così tante telefonate e le vengono offerti svariati servizi. La polizia raccoglie i dati relativi alle truffe online e li collega tra di loro. Ogni segnalazione è utile per completare il quadro della situazione. Quelli che vediamo qui sono gruppi di casi collegati tra di loro. Quando riusciamo a identificare un nucleo operativo, rappresentiamo tutti i casi correlati
e nei diversi colori sono raffigurate le varie piattaforme operative usate per compiere queste truffe. La polizia analizza i dati per identificare schemi e anomalie così da pianificare le indagini. Ad esempio, si possono tracciare le comunicazioni. Per fare un test, inviamo un'email. Il poliziotto può vedere l'indirizzo email, il fuso orario e l'indirizzo IP. Visto che sapete così tanto di questi delinquenti, non li potete fermare? Naturalmente sarebbe bellissimo poterlo fare, ma questi truffatori sono altamente professionali e si nascondono digitalmente. Il nostro compito è seguire le loro tracce, trovare i casi, raccogliere elementi e naturalmente con questi dati compiere indagini che ci permettano di identificare questi delinquenti. Un altro approccio consiste nel seguire i flussi di denaro. Spesso i truffatori accettano versamenti in criptovalute. Le transazioni si possono monitorare e prima o poi i delinquenti useranno questo denaro. Sia che paghino in criptovalute, sia che cambino le criptovalute in denaro contante, noi possiamo tracciare le loro attività. Non appena entrano in contatto con questo denaro, si espongono. Le indagini relative a queste doppie truffe online sono lunghe e complesse. Malgrado ciò, la polizia afferma. In realtà siamo già riusciti a identificare diversi gruppi criminali, collaborando a livello internazionale. Abbiamo condiviso varie informazioni che hanno poi portato alla condanna di delinquenti. Anche in Svizzera le nostre indagini hanno portato a numerosi successi e credo sia molto importante sapere che individuare i colpevoli è possibile e che abbiamo già avuto dei risultati positivi con queste indagini. Per le vittime delle truffe, però, nella maggior parte dei casi, i soldi sono persi al momento stesso in cui li hanno versati. Farà altri investimenti online? No, mai più. Nemmeno se me lo proponesse una banca svizzera. Non lo farei neanche in quel caso. Sarebbe bello se potessi riavere i miei soldi. Starei molto meglio. Però finché ho uno stipendio, posso cavarmela. Per le vittime del raggiro, l'esperienza è amara, ma con le loro segnalazioni contribuiscono comunque alla persecuzione dei criminali. Ecco, Alessandro Trivilini, c'è anche chi impara dai propri errori. Penso che un messaggio importante sia quello proprio di segnalare, di denunciare, anche se, come dicevamo all'inizio, è difficile perché c'è un rischio reputazionale, non si vuole sapere, insomma, di aver sbagliato, di aver fatto questo tipo di errori. Però, ecco, mettere in comune, informare gli esperti degli errori fatti è utile proprio per costruire una consapevolezza generale. Sì, è corretto. La condivisione di situazioni positive ma anche negative non pone nessun disagio, soprattutto in un mondo sempre più regolamentato a tutela del cittadino, dell'imprenditore e della persona che usa le tecnologie. Più si condividono queste informazioni e più c'è il vantaggio di poter ridurre quella distanza tra chi usa le tecnologie per delinquere e chi le usa a fin di bene col rischio di essere poi truffato. Una puntualizzazione: ho usato il termine hacker in modo scorretto un paio di volte, giusto? Ma lo facciamo tutti, vale la pena magari ricordare. L'hacker e il cracker hanno una piccola distinzione. L'hacker è una persona che ha grosse competenze tecniche e le usa per dimostrare all'azienda fin di bene che ha delle vulnerabilità. Il cracker lo fa la stessa cosa, ma con lo scopo di arricchirsi indebitamente usando le sue competenze con le nuove tecnologie. Alessandro Trivilini, la ringrazio. Ricordo che dal 14 febbraio è attivo SOS Cyber. Beh, grazie per essere stato con noi, un buon lavoro. Grazie mille. Grazie anche a tutti voi per averci seguito anche questa sera. Falò torna la settimana prossima.